Action Living è un nuovo pensiero che proponiamo ai nostri visitatori, ma anche ai nostri espositori, che sarebbe una nuova formula comunicativa. La parola sicuramente è molto importante per veicolare informazioni, però noi appunto crediamo che sia ancora più importante l'esperienza concreta, quindi vivere direttamente attraverso i cinque sensi delle esperienze multisensoriali appunto che possano arricchire ulteriormente i nostri bagagli conoscitivi. Quindi per esempio installazione di agricoltura, 100 metri quadri di area terrosa, bambini, disabili, famiglie, anziani, chiunque sia, potranno impastare le mani nella terra, potranno seminare, piantare delle piante, entrare in contatto direttamente con un'esperienza veicolata appunto dai nostri esperti. La realtà aumentata è uno strumento tecnologico molto semplice, e non è molto conosciuto e noi abbiamo scelto di promuoverlo perché crediamo fortemente in questa modalità comunicativa che amplifica le possibilità interattive tra le aziende, ma anche lo stesso Festival del Wellness e il visitatore. L'espositore ha una grande occasione, che è quella di promuoversi non solamente attraverso degli espositori potenzialmente in realtà aumentata, quindi degli spazi espositivi forniti di tutto l'occorrente al riguardo, ma anche di potersi promuovere attraverso le installazioni tematiche, quindi entrare in degli ambienti pensati e curati per favorire una comunicazione appunto maggiore con i visitatori ma anche con altre aziende. Quindi se pensiamo, non so, alla Cosmesi, un ambiente dove saranno presenti tutti gli strumenti appositi e necessari, in più grazie all'apporto dei nostri partner dell'AREA che riprenderanno e quindi che permetteranno di creare un prodotto riutilizzabile nel tempo. Allora, il visitatore potrà incontrare dei prodotti straordinari e rispettosi dell'ambiente e dell'essere umano, potrà partecipare a dei workshop in diversi settori come lo yoga, il fitness, la bioenergetica, la suonoterapia e tante altre ancora, potranno partecipare a delle conferenze, a dei corsi formativi, ricevere dei crediti formativi ECM, ECP, quindi diciamo che allo stesso tempo c'è un discorso ludico e allo stesso tempo formativo e professionale.